Salve a tutti dal Papi, come già preannunciato in diversi post sulla pagina dell'Italia a quattro zampe, domani saremo presenti ad Alvito in provincia di Frosinone. Non sappiamo neanche dove si trovi questo paesino, ma non sarà un problema, lo troveremo. In questa missione non andrò da solo, ma accompagnato anche dal grande capitano Paolo Manfredo, la ringrazio, prego e dono, Associazione di Latina, nonché guardia zoofila del Corpo Forestale Volontario. Qualche giorno fa una ragazza, Simona, ci ha segnalato in mezzo a un campo la presenza di una mamma con otto cuccioli. Una zona un po' abitué per gli abbandoni. Sta di fatto che un'altra ragazza, Vanessa, che poi ha messo in sicurezza sia la mamma con gli otto cucciolotti per il momento, già tempo fa aveva adottato altri piccolini che erano stati proprio abbandonati in quel posto. Andremo a prenderli, li porteremo in uno stallo a pagamento a Latina perché noi non abbiamo stalli disponibili, non abbiamo rifugio. La nostra associazione si avvale solo della collaborazione degli stalli dei volontari che sono praticamente tutti quanti pieni. Comunque li andremo a prendere, li porteremo a Latina in questo stallo, li controlleremo e poi inizieremo per loro anche tutte le varie procedure di pulizia per poi successivamente proporli in adozione. La mamma è una taglia media contenuta. Vanessa ha avuto anche la geniale idea di presentarci questi piccolini in un video, ma iniziamo con la presentazione della mamma. Eccola qua, non ha un nome perché il nome glielo darà la nuova famiglia. È arrivata qua, vieni, vieni, è arrivata qui a giugno, a metà giugno, abbandonata, vieni. E dopo poco è rimasta incinta. Ha fatto otto cuccioli, che sono questi qua. Quest'altro cane che si vede è un altro cane abbandonato che abbiamo adottato noi, ed è il principale motivo, insieme a quest'altro cane, a un'altra che sta laggiù che non si vede perché è un maremmano scorbutico. Insomma, il motivo per cui non possiamo tenere tutti questi cuccioli è perché già ce ne sono tanti. E quindi questi piccoletti cercano una casa. Ecco qua. E noi speriamo che le persone saranno così gentili e così brave da trovargliene una. Grazie. Avete visto quanto è bella questa mammina? Una taglia media contenuta, poi proveremo a cercare una casa anche per lei e sicuramente una taglia media contenuta saranno anche i piccolini perché la nostra esperienza ci dice saranno proprio così, ma non sappiamo di preciso se saranno 8, 9 o 10 kg, ma certamente non supereranno i 10 kg vista proprio la mamma. Vanessa ci ha voluto presentare prima la mamma e adesso un po' ogni tanto perdendo anche il conto perché sappiamo benissimo queste cose, quando si muovono tutti insieme diventa un po' problematico, ma ci è riuscita. Ci ha presentato in un video gli otto cuccioli, cinque femmine e tre maschi che domani andremo a recuperare. Allora, nel primo video abbiamo visto alcuni cuccioli, ma ce ne sono di più, sono otto in tutto, uno, due, quello dorme così, tre, qua abbiamo un gatto che non c'entra niente, due gatti che non c'entrano niente, colonia felina anche. Allora, abbiamo detto uno, due, tre, quattro. Fa caldo. Quattro, cinque, sei, sette. Sarà questo l'ottavo? Eccolo. Ecco qua. E dove è andata la mamma? Si è andata a fare un giro, si è andata a fare un giro, ha visto che ci stava qualcuno, è andata a fare un giro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
È stata davvero brava Vanessa nella presentazione di questa piccola famigliola trovata abbandonata dal Vito in provincia di Frosinone. Troveremo presto una sistemazione, speriamo, per la mamma e anche per gli 8 cuccioli. Una missione che ci vede uniti insieme ad un'altra grande associazione di Latina. Ringrazio, prego e dono. Italia a 4 zampe, mi raccomando, se potete aiutateci, perché solo grazie al vostro aiuto possiamo continuare ad essere la voce di tanti pelosetti del mondo.